Do la parola al direttore generale della Federazione Nazionale della Stampa, Giancarlo Tartaglia. È il padre di tutti i contratti di lavoro giornalistico dell'ultimo ventennio e soprattutto una garanzia per quanti questa professione la svolgono e cercano praticamente di difendersi dai soprusi e quindi far valere i propri diritti per la categoria. Prego Giancarlo. Oltre che essere un grande storico della categoria. Grazie. Beh, insomma, parlo di tutti i contratti. Il primo contratto di lavoro giornalistico è stato stipulato nel 1911, quindi insomma come padre ho una certa età avanzata. Io mi rivolgo soprattutto ai tanti giovani che sono in questa sede perché volevo un po' soffermarmi su un aspetto anche per andare alle radici storiche un po' del problema della libertà di stampa del nostro paese. In apertura di questo nostro convegno è stato ricordato dal Presidente della Regione, ma è stato ricordato poi anche dal sottosegretario Minniti e l'ultimo dal segretario della Federazione della Stampa, la classifica che Report Sans Frontières fa ogni anno sulla libertà di stampa. E come sapete siamo scesi al 77° posto. Allora, giuste le osservazioni del ministro, del sottosegretario Minniti e anche del segretario Lorusso, comunque dobbiamo tenere presente che è un termometro molto sensibile quello di Report Sans Frontières. Certo, quello che ci ha fatto scendere al 77° posto è il fatto che esista un numero consistente di colleghi che sono sotto scorta e quindi questo è interpretato come un limite considerevole alla libertà di stampa. Tenete presente che quando Report Sans Frontières ha iniziato a elaborare questa classifica sulla libertà di stampa in 180 paesi del mondo, nella prima classifica l'Italia era al 40° posto. Man mano siamo scesi per una serie di motivi, perché ripeto, è un termometro molto sensibile, la concentrazione della stampa determina una limitazione alla libertà di stampa, il conflitto di interessi. Negli anni in cui il Presidente del Consiglio era Berlusconi, che era anche il proprietario della più grande catena di epoca televisivi italiani, è chiaro che esisteva un problema di conflitto di interessi e questo ci ha fatto scendere la classifica. Prima il segretario della federazione ricordava la legge di riforma della RAI. Beh, una legge di riforma della RAI che pone la maggiore azienda di informazione italiana nelle mani del capo del governo pro tempore, beh, è chiaro che ci farà perdere altri punti in questa classifica di Report Sans Frontières. Allora io credo però, e ripeto, mi rivolgo soprattutto ai giovani, noi dobbiamo capire da dove nasce questo vulnus relativo alla libertà di stampa. Allora intanto la libertà di stampa in Italia nasce con l'editto Albertino, che è la carta costituzionale, la prima carta costituzionale che nasce nello Stato del Regno di Piemonte, del Regno Sabaudo, 1848, ma che poi viene estesa al Regno d'Italia. Quindi dal 1860 sino al 1948, quando entrerà in vigore la nuova Costituzione, quella vigente, l'editto Albertino era la legge fondamentale dello Stato. Bene, l'articolo 28 di quell'editto Albertino stabiliva la stampa sarà libera, quindi si introduceva il concetto di libertà di stampa, però subito dopo si aggiungeva ma una legge ne reprime gli abusi. Quindi guardate, quel ma era una chiara limitazione del principio affermato della stampa sarà libera. Tanto è vero che nei momenti successivi della storia di questo paese
abbiamo avuto una serie di interventi di carattere legislativo che hanno di fatto limitato quella libertà di stampa che si affermava, ma si affermava con un ma. Prima il segretario della Federazione della Stampa vi ha ricordato le cause per responsabilità civile, vi ha ricordato la diffamazione a mezzo stampa. Bene, la diffamazione a mezzo stampa è un reato introdotto nel codice Zanardelli del 1888 e poi rinnovato e ampliato nel codice Rocco del periodo fascista, è tuttora presente nel nostro codice penale, la diffamazione a mezzo stampa. Come dire, esiste il reato di diffamazione, ma poi c'è un reato vicino, che è la diffamazione a mezzo stampa. È come dire che esiste il reato di omicidio, però poi esiste il reato di omicidio con la spada o il reato di omicidio con la pistola. Non si riesce a capire. Il reato è di diffamazione. Non ci può essere un altro reato che si chiama diffamazione a mezzo stampa. Su questa norma del codice Zanardelli i giornalisti italiani si sono soffermati, ma hanno combattuto da quando il codice è entrato in vigore nel 1889. E ancora oggi, lo ricordava il segretario della Federazione della Stampa, siamo a combattere contro una norma del codice penale che prevede la reclusione, l'arresto per diffamazione a mezzo stampa. Ma approfittando di quel ma dell'editto Albertino, dell'articolo 28 dell'editto Albertino, noi abbiamo avuto altri momenti topici nella storia di questo paese che hanno visto il tentativo, hanno registrato il tentativo, poi riuscito a un certo punto, di limitazione della libertà di stampa. Perché quando alla fine dell'Ottocento, nel 1898, ci furono quelli, ripeto, forse, come dire, spero che i giovani l'abbiano studiato, ci furono le famose cannonate di Bava Beccari a Milano, fu dichiarato lo stato d'assedio, si temette in una rivoluzione, che cosa fecero, cosa allora fece i governi dell'epoca, il governo di Rudinì? Fu quello di mandare il generale Bava Beccari a sparare con le cannonate contro i manifestanti, ad arrestare i giornalisti. Furono arrestate intere redazioni di giornali, fu proclamato lo stato d'assedio, fu chiuso le testate radicali, repubblicane, cattoliche, furono arrestate intere, ripeto, redazioni e fu aperto un processo contro la stampa, nello stato d'assedio. Un processo contro la stampa in cui i giornalisti furono condannati a decine di anni di reclusione, perché furono considerati i giornalisti e la stampa come gli ideatori del movimento insurrezionale, un movimento insurrezionale che non c'era. Bene, prima il governo di Rudinì, poi il governo Pellù che seguì al di Rudinì, proprio in attuazione di quel ma dell'editto Albertino, presentarono delle norme di legge che erano fortemente limitatrici della libertà di stampa. Bene, quelle norme non passarono con Di Rudinì si dimise, arrivò Pellù, Pellù le ripresentò come decreto legge. Bene, quelle norme non passarono mai perché il Parlamento si oppose, perché la maggioranza dei parlamentari si oppose a quelle leggi limitatrici della libertà di stampa. Ma guardate, quelle stesse leggi che nel 1898 furono bocciate dal Parlamento ritornarono poi in vigore nel momento successivo, perché come sapete quando noi abbiamo avuto la pausa, la parentesi del fascismo in questo paese, il fascismo come sapete non si realizza in Italia attraverso un colpo di Stato. Il fascismo va al potere nell'ambito di quelle che sono le norme dello Statuto Albertino. È il capo dello Stato, il re d'Italia, che chiama l'onorevole Benito Mussolini a formare il governo. E Mussolini forma un governo di coalizione con gli altri partiti,
con i liberali, con i demosociali, con i cattolici, con i popolari, ed è un governo che ha l'approvazione della Camera, una Camera in cui il partito fascista aveva soltanto 35 parlamentari, quindi nel pieno rispetto della costituzionalità del momento, per cui non c'era nessuna rivoluzione, non c'era una rivoluzione fascista. Però le cose cambiano. Nel 1923 il governo Mussolini approva un decreto legge in cui si riprendevano quegli elementi propri dei provvedimenti di limitazione della libertà di stampa, perché la libertà di stampa dava fastidio a un regime che si andava costruendo lentamente e sottilmente e subdolamente. Bene, quel decreto fu fermato, fu approvato dal Parlamento, perché Mussolini promise all'allora presidente della Federazione della Stampa, il segretario della Federazione della Stampa, che avrebbe messo nel cassetto quei provvedimenti, a condizione che il Parlamento approvasse la sua ipotesi di riforma della legge elettorale, la famosa legge Acerbo, che garantiva un ampio premio di maggioranza al partito che avesse avuto la maggiore minoranza. Bene, quella legge sulla stampa, quel decreto legge sulla stampa, ancorché firmato dal capo dello Stato, cioè dal re, fu messa in un cassetto e nel 1924 si andò alle elezioni con la legge Acerbo. Il Parlamento del 24 ormai era un Parlamento a totale maggioranza fascista, e quando fu rapito e ucciso l'onorevole Matteotti e si creò nel paese una generale indignazione che rischiava di far cadere il fascismo, Mussolini tirò dal cassetto quel decreto legge e lo fece pubblicare. Dal 24 in poi inizia quindi quel processo di limitazione della libertà di stampa che porterà alla dittatura. Quindi, come vedete, questo è un processo storico molto lungo, ma quando nel dopoguerra, voi sapete, il fascismo cade il 25 luglio del 1943 e il 26 luglio si ricostituisce non a caso la Federazione Nazionale della Stampa che il fascismo aveva abrogato. Bene, quando cade il fascismo, voi sapete, ci saranno i 45 giorni del governo Badogliano, l'Italia divisa in due, il Regno del Sud, la Repubblica di Salò dopo l'8 settembre, ma quando alla fine noi avremo con il 25 aprile del 45 la liberazione totale del paese, noi avremo quelli che sono i governi di CLN, dei comitati di liberazione nazionale, cioè dei partiti che erano tornati in vita e che avevano formato appunto governi di coalizione. Bene, anche lì c'è stato un momento in cui si vedevano i giornali che erano stati i giornali del periodo fascista come qualcosa da abolire, quindi bisognava abolire il Messaggero, il Giornale d'Italia, il Corriere della Sera, perché erano stati collaborazionisti. Quindi c'era anche nelle CLN una visione limitatrice un po' della libertà di stampa. E tutto questo noi lo ritroviamo anche nell'articolo 21 della nostra Costituzione, quella che è entrata in vigore nel 48. Perché certamente l'articolo 21 dice: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e lo scritto. Quindi tutti hanno diritto alla libertà di stampa. Si dice poi che la stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o censure, però negli altri passaggi dell'articolo 21 si prevede chiaramente la possibilità per il legislatore di intervenire nella materia di stampa attraverso leggi che la possano in un certo senso limitarla. Quindi anche nella nostra Costituzione c'è, come dire, un vizio di partenza che ci portiamo dietro. La Costituzione albertina del 48 era una Costituzione octroyée, concessa dal monarca, che era monarca e capo dello Stato per grazia di Dio. Le Costituzioni, come dire, democratiche sono qualcosa di diverso. Allora,
in anni anche precedenti all'editto Albertino, per esempio se vediamo quello che è successo negli Stati Uniti, un paese che si è creato dal basso, non per grazia di Dio, ma soltanto per volontà dei popoli degli Stati Uniti, dei popoli americani. Bene, la Costituzione della Pennsylvania, che nel 1776 dice il popolo ha diritto alla libertà di parola, perciò la libertà di stampa non può essere limitata. Pennsylvania, 1776. North Carolina, sempre 1776. La libertà di stampa è uno dei maggiori capisaldi della libertà e perciò non deve mai essere limitata. L'anno successivo è la Costituzione della Repubblica del Vermont. Il popolo ha diritto alla libertà di parola, perciò la libertà di stampa non può essere limitata. E così via, in tutte le costituzioni dei paesi americani è ribadito questo concetto, che la libertà di stampa non può essere limitata. E questo concetto presente nelle tutte le costituzioni degli stati americani è anche ripreso in quel primo emendamento fondamentale alla Costituzione degli Stati Uniti. Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti recita: il Congresso, cioè il Parlamento americano, il Congresso non potrà mai promulgare leggi che limitino la libertà di parola o di stampa. Quindi, come vedete, esiste un concetto diverso, nel senso che nella concezione americana, quella del costituzionalismo americano, cioè di una Costituzione che nasce dal basso, dal popolo, la libertà di stampa è un valore assoluto e non può essere limitato. Nella concezione invece, come dire, nostra purtroppo, che portiamo, che scende per l'Iran dall'editto Albertino giù, la libertà di stampa è sì concessa, ma può avere delle limitazioni. Quindi io credo che questo sia l'elemento fondamentale che dobbiamo valutare e che dobbiamo tenere presente per tentare di ribaltare, visto che poi parliamo anche tanto spesso di riforma della Costituzione, ma questo aspetto non è stato affrontato dal riformatore costituzionale, perché la libertà di stampa, prima il sottosegretario Minniti ha detto la libertà di stampa è un'arma della democrazia, giustamente il segretario della federazione ha detto qualcosa di più, cioè la libertà di stampa è il fondamento della democrazia, nel senso che la libertà di stampa sta alla democrazia come l'aria sta alla vita biologica. Se manca l'aria, la vita biologica muore. Se manca la libertà di stampa, la democrazia muore. Allora io, come dire, ho voluto fare questa breve ricostruzione per sottolineare questa differenza tra concezioni diverse della libertà di stampa dal punto di vista proprio costituzionale. Io credo che, come dire, vorrei concludere con una brevissima citazione, una citazione di Mario Borsa. Mario Borsa è stato un grande giornalista, è stato uno degli interpreti del congresso di Palermo del 1924 della Federazione della Stampa, in cui la Federazione della Stampa tentava ancora di opporsi al fascismo in nome e per la tutela della libertà di stampa. Mario Borsa è stato anche il primo direttore del Corriere della Sera subito dopo la liberazione a Milano nel 1945. Bene, Mario Borsa aveva scritto un libro che si chiamava proprio Libertà di stampa, un libro che pubblicò nel 25 e che ripubblicò nel 45. Bene, diceva Mario Borsa, la libertà di stampa è tutto, è inutile parlare di libertà di coscienza, di libertà di riunione, di garanzie costituzionali, di istituzioni parlamentari, di indipendenza della magistratura, di purezza dell'amministrazione pubblica, se non si mette a base di tutto ciò la libertà di stampa, cioè la libertà di pensare, di scrivere, di controllare, di criticare, di correggere, di consigliare e, occorrendo, di denunciare. Bene, io credo che queste parole di Mario Borsa possono ancora oggi, a distanza di tanti anni, essere presi ad esempio di cosa debba intendersi per libertà di stampa. Grazie.
Grazie al direttore della Federazione Nazionale della Stampa. Mi comunicano che la pausa pranzo, praticamente il pranzo sarà pronto per le 13:30, quindi proseguiamo la mattinata dando la parola a Marta Morabito della terza E del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, che è una delle ragazze che fa parte del progetto Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo Scientifico da Vinci, che ricordo l'Università Bocconi ha classificato tra le prime 100 scuole d'Europa per qualità. Buongiorno a tutti, sono Marta Morabito e appunto ho partecipato al percorso che ci è stato proposto dal Sindacato dei Giornalisti di Alternanza Scuola-Lavoro e abbiamo avuto la possibilità di intraprendere questo percorso che ci ha dato delle nozioni non soltanto dal punto di vista, diciamo, giornalistico di base, quindi la produzione di articoli, diciamo la forma del linguaggio semplice del giornalista, ma ci ha fatto comprendere anche quanto sia diverso da come appare il lavoro del giornalista. È un lavoro a tempo pieno, un lavoro che è abbastanza complicato e, come abbiamo visto oggi, ha anche alcuni limiti. Ora, la domanda che ci siamo posti, chiunque abbia comunque avuto l'opportunità di intraprendere il percorso, è come mai questa libertà di stampa è comunque limitata e come mai ci sono delle difficoltà all'essere liberi nell'esporre le proprie, diciamo, i propri pensieri. E vorrei ringraziare anche a nome di tutta la classe il Sindacato dei Giornalisti e in particolare Carlo Parisi, che ci ha dato l'opportunità di figurare nel sito Giornalisti Italia con il nostro articolo introduttivo, e anche un ringraziamento al nostro professore Caminiti, il quale ha organizzato il percorso Alternanza Scuola-Lavoro. L'importanza di questi, diciamo, questi progetti, quindi poi per entrare nel tema dell'offerta, ritengo ce la possa pure spiegare il professore, nonché vice segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, Luigi Caminiti, che è un pubblicista vero, che nel senso che ha sempre fatto la professione giornalistica, e quindi lo invito in questa situazione mi trovo così un po' a metà strada, no? Perché da una parte rappresento la scuola della quale sono fiero di appartenere, alla quale sono fiero di appartenere, e dall'altra il Sindacato dei Giornalisti, al quale altrettanto sono fiero di appartenere, anzi forse in questo senso la mia appartenenza è ancora più lontana, dato che ho avuto la fortuna di cominciare a frequentare questi ambientacci giornalistici da quando ero ragazzino, grazie al fatto che mio padre era a sua volta giornalista. E quindi ho iniziato a scrivere quando non potevo scrivere, quando il mio nome non poteva figurare, e però figurava lo stesso perché allora era un po' difficile, era tanto tempo fa. E il Sindacato dei Giornalisti della Calabria e Carlo Parisi mi hanno dato questa opportunità di coniugare quindi quelli che sono i temi dell'apprendimento legati al percorso, appunto, che questi ragazzi fanno in questi anni. È un'attività che abbiamo in effetti svolto insieme con il Sindacato dei Giornalisti dal 2004, quindi ormai non è neanche una novità, sono 12 anni che svolgiamo questa attività di formazione, a mio avviso molto importante, in particolare
oggi che l'impatto mediatico è veramente devastante, soprattutto per chi non ha le difese critiche per poter elaborare quello che dalla stampa arriva, e non sempre arriva in modo del tutto libero, come abbiamo avuto modo di vedere. La cosa è diventata ancora più importante oggi, che non ci si lega più soltanto a quanto è, come dire, sotto controllo dell'ordine dei giornalisti, del sindacato dei giornalisti, ma insomma sul web la comunicazione è diventata direi selvaggia, nel senso che non sempre le notizie che arrivano sono corredate da un'adeguata, come dire, non solo da un adeguato controllo, non parlo dei gatekeepers che c'erano in America, ma dico semplicemente anche a norma di legge, voglio dire che non sempre sono documentate le fonti. E questo crea disorientamento, in particolare per i ragazzi. Si è parlato a lungo anche della differenza dei linguaggi che ci costringono come giornalisti, questa volta voglio dire, ad adeguarci continuamente, e questo corso di formazione che stiamo facendo qui anche noi come giornalisti oggi, perché ci sono i famosi crediti formativi che dobbiamo fare, anche su questa cosa, così come sulla legge 107 sulla scuola, se ne potrebbe discutere a lungo, però è così, è una norma di legge alle quali ci adeguiamo, e che indubbiamente comunque ci costringe a confrontarci. Questo secondo me è un aspetto molto positivo di quanto sta accadendo, perché molto spesso, così come accade in ogni comparto del lavoro, anche nel mondo dei giornalisti, che è un mondo un po' a sé stante, un po' particolare, talvolta un po' balzano, e così ogni campanile, insomma, ogni parrocchia opera in modo, diciamo, autonomo talvolta, e quindi il confronto diretto credo che sia molto importante alla luce di una situazione generale, di un mondo che è in continua trasformazione, che credo che proprio dal punto di vista non solo del linguaggio, ma anche dei contenuti che vengono ad essere trasformati all'interno di questo linguaggio, e mi riferisco ancora una volta soprattutto al web, ma non solo, anche perché anche i giornali hanno cambiato linguaggio in tutti questi anni. Io ho cominciato nel 74 e ricordo che era molto diverso il linguaggio giornalistico, molto, molto diverso, era diverso il modo di affrontare i temi, le vicende, e l'impatto che il lettore ne aveva era completamente diverso, forse i tempi erano molto più dilatati, c'era più tempo anche per leggere. Oggi scriviamo tutti ma si legge poco, uno dei drammi dell'editoria contemporanea è questo, cioè scrivono molti ma in realtà leggono veramente poco. Ecco, il mio augurio è quello che libertà di stampa significhi davvero un andare avanti, ritornando a quello che è il valore autentico del giornalismo, cioè quello di informare, e di informare, come dire, liberi di poterlo fare, ma anche liberi mentalmente di farlo nel modo più adeguato, nel modo più oggettivo, nel modo più pulito, voglio aggiungere. E questo è l'augurio che faccio ai miei ragazzi, che imparino almeno questo in questo periodo. Grazie. Della presenza di Reggio Calabria, di Paolo Butturini, che ha la delega alla formazione da parte della giunta esecutiva, per un po' approfondire questo discorso dell'importanza della formazione per la nostra categoria. Grazie Carlo, grazie per l'invito e grazie per questa mattinata molto interessante in cui abbiamo toccato molti aspetti. E io credo che il lavoro che stai facendo tu, Carlo, in Calabria sia esattamente quello che cerchiamo di replicare in qualche modo a livello nazionale.
Noi abbiamo chiuso un protocollo con il MIUR in cui cercheremo di portare all'interno delle scuole quella che noi abbiamo definito la cultura dell'informazione, che è un po' quello che avete stamattina illustrato, esattamente il dialogo fra cittadini e operatori professionisti dell'informazione, la capacità, anzi direi in qualche modo la necessità di tornare a essere protagonisti all'interno della società. Avete sentito tanti temi oggi che vanno dalle questioni ordinistiche alla bellissima ricostruzione storica del direttore Tartaglia, agli interventi di Minniti. Ebbene, tutto questo ha un senso se questo paese, ma lo diceva adesso il professore Luigi Caminiti, torna a leggere nel senso anche moderno del termine. Non è necessario leggere sui libri di carta stampata, si può leggere sull'iPad, si può leggere sui Kindle, sui Kobo, su quello che vi pare, insomma l'importante è che leggiate, e torni a leggere soprattutto la propria realtà, perché è di questo che noi abbiamo bisogno. Paradossalmente, ed è una delle cose da cui siamo partiti ragionando su come strutturare l'intervento di formazione interno ed esterno, perché noi cercheremo di fare formazione per i giornalisti e cercheremo di fare formazione insieme alle scuole, non alle scuole. Io detesto, non avremo le competenze, mi affido alle persone come il professor Caminiti perché loro ci aiutino, diciamo, a dialogare con i ragazzi, quindi non andiamo ad insegnare ai ragazzi a fare giornalismo, tantomeno ad insegnare ai ragazzi che cos'è il giornalismo. Andiamo, spero, mi auguro, questo è il compito che ci siamo prefissi, a suscitare nei ragazzi la curiosità, perché cosa vuol dire fare informazione, perché qual è il ruolo dell'informazione, non ripeterò le cose che sono già state ampiamente dette, e soprattutto vorremmo, credo noi, capire le dinamiche che l'informazione può instaurare e scatenare all'interno della scuola. Ci piacerebbe tanto che i nostri progetti, ce ne sono due che stanno, uno che partirà a ottobre, è delegato alla legalità, lo faremo insieme a Michele Albanese, che è il nostro referente appunto per tutti i progetti sulla legalità, si occuperà in questo caso di contraffazione, perché per esempio la contraffazione, e qui vado veramente velocemente a concludere, perché per esempio la contraffazione è uno di quegli aspetti della vita sociale e economica del nostro paese che si presta bene a illustrare come l'informazione possa illuminare, come dice il nostro presidente, le periferie di questo pianeta. Perché si presta bene? Perché è il classico reato a impatto sociale e a, come dire, coscienza di impatto bassissima. Allora, noi lavorando su un progetto della Federazione, dell'Associazione Stampa Romana, alla quale hanno collaborato tutti, e spero per la prossima volta di avere anche la collaborazione di Carlo più, come dire, più fattiva e più coinvolta dall'inizio, diciamo, lavorando su questo abbiamo scoperto delle cose straordinariamente negative, purtroppo. Per esempio che la contraffazione ha un giro di affari che vale 6 miliardi di euro, che sottrae 110.000 posti di lavoro e soprattutto che è ormai, come tutte le produzioni globalizzate del pianeta, in mano alle mafie. Quindi chi compra, lo dico ai ragazzi, delle Nike o una maglietta, una t-shirt o anche un CD contraffatto, sappiate che finanzia di fatto le mafie internazionali. E l'altra cosa, per esempio, straordinaria che abbiamo scoperto insieme ai ragazzi è che tutte queste merci, guarda caso, attraversano confini come quello tra l'Ungheria e l'Ucraina, attraversano dei confini che sono gli stessi confini che vengono attraversati da tutti gli altri commerci legali, da quello delle persone, purtroppo, a quello delle sigarette, a quello delle armi, e abbiamo persino scoperto che c'è un legame fra il finanziamento che le mafie ottengono attraverso la contraffazione e la vendita di armi ai terroristi. Quindi pensate che mondo si scopre. Tutto questo è un lavoro che noi vogliamo fare
insieme alle scuole, lo vogliamo fare da professionisti dell'informazione, convinti che possiamo far crescere la coscienza della necessità, come si diceva prima, dell'informazione per una democrazia, ma probabilmente possiamo imparare molto anche noi da loro. Grazie. Approfitto anche della presenza di un altro calabrese, ma soprattutto esponente della giunta esecutiva della Federazione Nazionale della Stampa, che è Carlo Muscatello. Calabrese solo di nascita, perché vive da tantissimi anni a Trieste, di cui è proprio a Trieste il presidente dell'Associazione Regionale di Stampa dei Giornalisti. Ma grazie Carlo, buongiorno, complimenti per la riuscita di questa manifestazione. Non sono calabrese solo di nascita, sono calabrese nel cuore, perché sono nato in Calabria da genitori calabresi, sono andato a Trieste quando avevo 2 anni perché i miei genitori, come tanti, sono partiti da questa terra per andare a cercare lavoro. Questa è una regione che ha il 65% di disoccupazione giovanile, non lo devo dire a voi, è una regione da cui ancora si parte per motivi economici, perché non c'è lavoro. Quindi penso che una giornata come questa sulla libertà di informazione a Reggio Calabria, in Calabria, sia veramente un punto anche da cui partire anche per la rinascita di questa terra. Questa mattina siamo purtroppo in velocità con i colleghi, siamo andati a vedere il rinnovato museo archeologico di Reggio Calabria, un posto dove bisognerebbe passare tutta la giornata, noi ci abbiamo passato solo mezz'ora, quindi non basta. E penso magari che ne so, mettendo insieme il sacro e il profano, mettendo insieme i bronzi di Riace con la promozione del Crotone in Serie A, terza squadra nella storia del campionato di calcio, insieme dopo il Catanzaro negli anni 70, quando ero bambino, tifavo per il Catanzaro perché era la squadra della mia terra, poi la Regina all'inizio del nuovo millennio. Ecco, attraverso i bronzi di Riace e il Crotone sarebbe bello creare una sinergia per la rinascita di questa terra che tutti amiamo. Libertà di informazione, il segretario Minniti ha detto una cosa importante: dobbiamo battere la democrazia, si difende con le armi della democrazia. La democrazia ha fra i suoi fondamenti la libertà di informazione. Il nostro storico direttore Giancarlo Tartaglia l'ha paragonata all'aria: senza l'aria non si vive, senza la libertà di informazione non c'è democrazia. Ebbene, oggi la libertà di informazione non è messa a repentaglio soltanto dalle grandi manovre, quel 77esimo posto, ha ragione Raffaele De Russo, bisogna vedere come è calcolato, perché molti magari fanno troppe denunce, non troppe, non bisogna sempre denunciare tutto, però fanno tante denunce laddove in altri paesi denunce non vengono fatte, quindi è chiaro che scendiamo sotto la Tanzania, perché magari in Tanzania non gli danno neanche permesso di fare la denuncia. Però voglio dire, sono dei segnali. Oggi la libertà di informazione è messa a repentaglio anche dalla grande crisi dell'editoria nel nostro paese, del giornalismo. Con la scusa della crisi economica qualcuno vuole portare via i diritti. Allora noi non ci stiamo al fatto che per la crisi economica ci tolgono dei diritti che tanta gente prima di noi ha combattuto per ottenere. E oggi ci sarebbe da parlare a lungo, ma concludo brevemente, vista anche l'ora e visto l'importanza e la lunghezza degli interventi di questa mattina. 2 parole ancora. È messa a repentaglio anche dal fatto delle grandi concentrazioni editoriali. Tante voci vogliono dire libertà di informazione, pluralismo dell'informazione. Poche voci, mi riferisco ovviamente ai grandi movimenti, alle grandi fusioni in atto di cui tutti voi siete a conoscenza, ecco, mettono a repentaglio anche la libertà di informazione, anche perché sappiamo bene che tutte le volte che abbiamo sentito parlare, abbiamo letto di concentrazioni editoriali, poi la lettura sotto traccia vuol dire anche tagli, vuol dire anche riduzione degli organici, vuol dire anche meno lavoro per i giornalisti, e noi in questa fase non possiamo permetterci di avere meno lavoro per i giornalisti. Grazie. Un altro gradito ospite che arriva da Milano è il collega Antonello Capone, consigliere generale dell'INPGI e vicepresidente dell'Unione Cronisti. Unione Cronisti, ricordo che in questa giornata celebra, in questa occasione, poi nella seconda parte ne parleremo più in maniera più approfondita, la 9ª giornata della memoria dei giornalisti uccisi
dal terrorismo e dalle mafie. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, è con grande piacere che ho aderito e mi piacerebbe che voi capiste che Milano non è diversa da Reggio Calabria, che anche a Milano è difficile fare informazione, che anche a Milano le querele temerarie viaggiano in misura galoppante e che sia il sindacato, sia i cronisti, sia noi colleghi, io sono un collega fortunato, appartengo al gruppo RCS, sono da 31 anni assunto alla Gazzetta dello Sport, quindi sono tra i colleghi fortunati e garantiti, ma ci sono tanti colleghi per i quali è difficile fare informazione. A Lodi oggi hanno arrestato il sindaco per turbativa d'asta, un personaggio politico anche importante nello scenario nazionale. Ci sono numerosi comuni chiusi per mafia e nei centri piccoli, dove a Milano o in Lombardia per piccolo si intende 50-60 mila abitanti, le infiltrazioni malavitose sono radicatissime. Per tanto tempo si è detto che a Milano mafia, 'ndrangheta, Sacra Corona Unita non esistono. Ora ultimamente anche le autorità hanno gettato il velo e hanno finalmente preso coscienza che lì hanno attecchito perché attecchiscono dove ci sono i soldi. E raccontare di questi episodi è più difficile perché forse al sud, io sono nato a Udine, vivo da tempo a Milano, ma mio papà è di Lecce, frequento molto il sud e forse le persone, anche i colleghi al sud, sono più corazzati, abbiamo più anticorpi. A Milano invece forse i colleghi sono stati anche colti impreparati, pur colleghi che sono cresciuti con le Brigate Rosse, con delinquenza diciamo da marciapiede molto diffusa. Però combattere le mafie, combattere la malavita, quella che non si vede, è un'altra cosa. E le querele temerarie sono lo strumento di minaccia invisibile che però riesce molto ad attecchire, purtroppo, nei confronti dei colleghi, ma anche nei confronti di piccoli editori che di fronte a una richiesta danni milionaria per aziende editoriali che hanno un fatturato di qualche centinaio di milioni, ecco, c'è il rischio che i direttori invitino i colleghi a stare più calmi, a pensarci due volte. Quando un direttore ti dice pensaci due volte, probabilmente e lì è anche un po' la morte del giornalismo, perché pensarci due volte vuol dire frena, ecco. Vorrei dirvi di non sentirvi in Calabria o al sud, diciamo, colpiti da un malessere che è vostro, il malessere generale. E sappiate che in Lombardia è lo stesso malessere, magari è un malessere che finisce meno sui giornali, però i giornalisti sotto scorta ci sono anche da noi e quindi l'impegno di tutti deve essere di parlare sempre di più, ed è un grande piacere, al di là di vedere tanti giornalisti, vedere tanti studenti e studenti che resistono in sala fino alle 13:30, e questo è un grande segno di civiltà e ci fa ben sperare nel futuro, perché sono i nostri lettori, magari non lo sono più di giornali di carta, ma lo sono sui siti, lo sono sui social network, e
ed è una bella speranza che viene da Reggio Calabria. Grazie a Carlo Parisi per tutto anche quello che fa, non solo a livello nazionale, ma per la Calabria. Io darei la parola ad una collega, diciamo, di periferia. Anna Russo è consigliere nazionale della Federazione della Stampa, svolge questo lavoro con grande difficoltà in un territorio come quello della Sibaritide, che non è, come dire, un territorio particolarmente, una zona, un'isola felice, anzi ha problemi sotto alcuni aspetti drammatici, forse ancora più drammatici di quelli che vediamo nel resto della nostra regione. Grazie a Carlo Parisi, sono emozionata, non mi aspettavo di dover intervenire. Ragazzi, ci siete? Siete con noi? Come sta andando? Che impressione vi stiamo facendo come giornalisti, sinceramente? È positivo? Ve ne andate a casa con qualche idea buona di noi? Perché ci stiamo parlando un po' addosso, però credo che oggi i protagonisti siete voi, semplicemente perché stiamo parlando della giornata della libertà di stampa, e credo che la fiducia siete voi, soprattutto perché le nuove tecnologie si rivolgono a voi, sono voi che vogliono adescare, perché è facile confondere l'informazione con un commento, l'informazione da una testata giornalistica, da un blog. Consentitemi, si parlava poco fa di contraffazione, l'ha fatto Butturini. Ha parlato di contraffazione, ma c'è anche contraffazione della nostra professione, e qui chiamo in causa anche i colleghi e anche gli amici del parterre, grazie, e anche gli amici del parterre del tavolo della presidenza, che mi stanno accompagnando in questa mia esperienza di consigliere nazionale del FNSI. Parlavo di contraffazione della professione. Noi dobbiamo difendere la nostra professione, la nostra dignità. Lo possiamo fare sia pretendendo di non lavorare gratis, sia pretendendo che la nostra professione venga retribuita in maniera dignitosa, soprattutto come persone e poi come professionisti, ma dobbiamo anche pretendere che la nostra professione sia difesa da chi si spaccia per giornalista. Perché è facile, si parlava di quel blog che hanno confuso Rossano, la mia città, con Rosarno, che è un'altra realtà che conosco, e un abbraccio immenso dai miei amici e ai colleghi di Rosarno. Hanno confuso, ma questo chiediamoci anche il perché. Ci sono dei blog che appaiono, che usano i social network, che le nuove vie di comunicazione che non sono la carta stampata, e cosa succede? Se lo vedo su Facebook è una notizia, no ragazzi. Se lo vediamo su Facebook non è sempre per forza una notizia, perché può essere che sia una falsa testata, che sia anche addirittura una testata ironica, e quello che voi state leggendo non è una notizia, e diventate moltiplicatori di una bugia, e questo dovete stare molto attenti. E a noi, a voi colleghi, dico, noi che cosa vogliamo fare per questo? La scrollatina di spalle non basta più, e in questo caso credo che si parlava della carta deontologica, no? Che è stata riunita, ottimo lavoro da parte dell'ordine, però ci deve essere, dobbiamo anche parlare un po' dei nostri diritti, l'accesso alla professione, la capacità, io mi alzo, io scrivo, no, signori, noi dobbiamo informare, dobbiamo difendere la nostra professione, e soprattutto lo dobbiamo fare fra di noi. Perché secondo me è la categoria che si deve ricompattare attorno a questi valori deontologici e professionali. Perché se abbiamo scelto questo mestiere, allora ogni giorno dobbiamo dirci perché, che cosa vado a fare, quando mi metto davanti a un PC. Personalmente io preferisco la carta e la penna, non riesco ad abbandonarlo, è una cosa mia. Che cosa vado a fare? Cos'è che io vado a regalare al lettore? Cos'è che vado, l'esempio che do a questi ragazzi, qual è? Quindi io credo che dobbiamo difendere, la difesa è duplice per quanto riguarda la libertà di informazione. E poi una cosa, Carlo Parisi l'ha detto in maniera così, en passant, allora io voglio ritornarci. Il sindacato della Calabria è in crescita,
Questo che cosa vuol dire? Ho ripetuto in questa riunione del Circo della Stampa Paolino Sibaridi, di cui è presente qui il Presidente Cosimo Bruno, che è stato richiamato anche dal Presidente Soduri. L'aspetto è duplice: se siamo in crescita vuol dire che il sindacato è sano, che si lavora bene e che Carlo Parisi e tutti gli altri colleghi sono vicini ad altri colleghi che sono vittime soprattutto di editori banditi, perché ne abbiamo parlato poco degli editori, che prendono capitali, non si sa dove li portano, chiudono, riaprono, non pagano, promettono e noi siamo qui per bisogno e anche per passione molte volte. Quindi vuol dire che il sindacato lavora, ma dall'altro significa anche che c'è una situazione molto difficile che dobbiamo attenzionare, perché vuol dire che si ricorre al sindacato perché a volte dice qui siamo soli, abbiamo bisogno di unirci per far sentire le nostre ragioni, per battere il pugno e vedere riconosciuti i nostri diritti. E questo è un lavoro importantissimo, però non può prescindere assolutamente dal lavoro sinergico che le istituzioni di questa professione devono fare, stringendosi la mano, mettendosi attorno a un tavolino e creare la carta dei diritti e dei doveri e della difesa di questa professione. Non la faccio lunga perché i ragazzi li abbiamo già annoiato, abbiamo avuto anche delle splendide lezioni di storia che ci hanno riportato indietro. Quindi il messaggio è: uniamoci, difendiamoci e diventiamo facciamo in modo che questa professione torni a essere credibile e apprezzata, e soprattutto difendiamoci dagli attacchi di chi ci vuole dividere per farci diventare ancora più bisognosi, perché nel bisogno che è la nostra debolezza, soprattutto anche di questa terra. Grazie e buon proseguimento di lavoro. Grazie Anna, grazie ancora al sostegno, all'aiuto che i dirigenti degli istituti di categoria dei giornalisti della Calabria danno, e quindi se certi risultati possibili raggiungere, grazie proprio allo spirito di sacrificio che viene fatto da,